Bentornati su Kingdom Hearts 2 Final Mix. Nello scorso episodio abbiamo completato il secondo episodio della città di Halloween. E Halloween è passato da poco tempo, anche se tecnicamente su Tumblr è sempre Halloween. Detto questo, abbiamo anche ottenuto il miglior Keyblade del gioco, tecnicamente, poi ve ne parlerò meglio dopo essere atterrati nelle terre del branco. It's you guys. Man, we were hoping you were a meal. Hiya. Don't give me any of that hiya stuff. Thanks to you clowns, we're back to scavenging scraps for a living. Come on, it's not that bad. I enjoyed that weak dead elephant we had yesterday. Hey, how's Simba? We gotta laugh every time we hear that dude's name. Ooh. Say it again. Simba. One more time. Simba. Simba. That's enough. Go on then. See for yourself. Simba is one wishy-washy king. Yeah, I bet about now even some of those high and mighty lionesses were wishing they'd gotten themselves a different king. Gorge, what do you think could have happened? Well, let's go find Simba and see. Scar? Huh? A ghost? We better tell Simba about this. Wonder if he's up there. La rupe dei re. Finalmente siamo un'altra volta dei cuccioli di leone, che carino. Allora, miglior Keyblade del gioco, perché? Datemi un attimo che ve lo faccio vedere. Allora, dov'è? Sora. E testa di zucca. È potentissimo. Ha una magia, beh, non è suprema, ma combo più. Abbiamo già tecnicamente combo più abilitato nelle nostre abilità, ma questo Keyblade è davvero il migliore del Keyblade del gioco. Inoltre, ho poche pozioni, ne ho solamente 3. Vediamo se per qualche strana ragione c'è un Moguri qui. Non credo. E infatti non c'è. Dovrò stare più attento allora su come utilizzo le mie pozioni, eccetera. Detto questo, ripeto un'altra volta. Sì, siamo leoni, che bello. Ok, Nala! Siete qui per incontrare Simba? Abbiamo visto il fantasma di Scar. Un segno del genere può solo presagire la fine del nostro branco. Ma Re Simba continua a rimanere inerte. Probabilmente non basta essere figli del grande Mufasa per essere in grado di governare il regno da soli. Fidati di me, Simba troverà una soluzione. Non possiamo più aspettare, devi agire in fretta, come avrebbe fatto suo padre, e gli regnava con coraggio e orgoglio. Lo ricordo come se fosse ieri, il grande Mufasa. Anche Simba lo farà, vedrai. Non ne sono così certa. Aspetta qui, andremo a parlare con Simba. Ora che ci penso, non era Nala. No, non era affatto Nala. Ok, la tana del re. You came back. Are you okay? You don't look so good. Hey, Simba, why don't we team up and do something about that Scar ghost?
Seems like everybody's worried about it. So, now's your big chance to show them what you're really made of. That doesn't concern you. Sorry. It's okay. I just wish I knew what my father would do. But he's not here, Simba. It's all up to you now. And that means the important thing is what you're gonna do being the king, not what your father would have done. So you're saying it's all up to me? See? There you go. Exactly. Yep, yep, yep. We know your dad was a great king and all, but now it's your turn. Remember what I taught you. You gotta put the past behind you. It's time to go out there and show everybody things are gonna be just fine. Yeah, you can do it. You gotta live for today. And find your own path. Live for today. And find my own path. Not my father's. That's it. I'm glad to hear you say that, Simba. Promise me you'll help Simba any way you can. As long as Sora handles the dangerous part. I'm counting on you, Simba. And so is our baby. Mm-hmm. Great, now we're gonna have to babysit. Let's go see Rafiki first. I'm sure he'll be able to tell us something about that ghost. E abbiamo Simba del gruppo. Come al solito vi consiglio di tenere Paperino e non Pippo. Paperino, non Pippo. Paperino, ok. Detto questo, controlliamo un attimo alcune abilità, perché abbiamo imparato una nuova abilità di Sora, carica in corsa, effetto una carica rapida sul nemico durante scatto. Non ve lo spiega molto bene, premete X quando state scattando. Adesso si è più chiaro, dovrebbe sì essere più chiaro. In sintesi questo, vedete? Ho premuto quadrato e poi X. Oh, allora, come si chiama la figlia di Simba e Nala? Chiara? Credo Chiara, non ne sono affatto sicuro, quindi... Una cosa invece molto importante che qualcuno ha puntualizzato nei commenti, rispetto a Sora che è un idiota e Paperino che è avaro, Pippo è intelligente. Molto più intelligente di Sora sicuramente. Io ve l'ho detto, secondo me Sora è un idiota, ma lasciamo perdere, ok? La conca rocciosa. E Rafiki. Oh oh oh, il re è pronto per essere re? Penso di sì. Cosa può dirci sullo spettro di Scar? Oh, sì, il fantasma. È un essere senza corpo che si genera dall'unione del cuore malvagio di Scar con quello titubante di Simba. Titubante? Oh, pensavi di avere un cuore forte per caso? Quel fantasma sembra proprio un Heartless. Non saprei. Infatti, non puoi saperlo, ma ti basta sapere che è preoccupante. E lo è anche per tutti i cuori degli abitanti delle terre del branco. Ed esiste anche... Eh? Ed esiste anche se facciamo fatica a comprendere nella natura. Ok, ho letto bene. Il mondo abbonda di cose simili e un re deve affrontarle. Simba, questa è la prova che ti è stata posta di fronte. Tutto qui? Ma dai! Dici qualcos'altro su quel fantasma? No, non oggi. Comunque, le iene nel cimitero degli elefanti dovrebbero saperne di più. Ma non importa, questo Simba può fare ben poco al riguardo. Ehi, non parlare così, non quando vuole provarci. Nella sua testa forse, ma nel suo cuore? Lascia perdere, Sora. Andiamo al cimitero degli elefanti. Bene, corriamo. Un'altra cosuccia importantissima. Equipaggiate Thunder, vi servirà Thunder adesso, quindi... Vi ho dato un piccolo consiglio che, beh, in realtà è un grosso consiglio. E se non sbaglio, ecco qui. Ogni tanto può apparire il fantasma di Scar, che non farà niente se non rompervi le scatole finché non gli fate un finisher. E vi darà dei punti magia. Detto questo, oh no, non ricominciamo con questi cosi. È vero, posso fare così. E vai. Devo sconfiggerli, li odio questi cosi. E... No, 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 ecco, per questo li odio. Non devo usare pozioni, non devo usare pozioni. Posso usare Thunder?
Posso usare Thunder? Sì, bene. Thunder, 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 Thunder. Ok, grazie. Mio Dio. Vede, si distrugge completamente. È una cosa che detesto. Disprezzo con tutto il mio cuore. Odio a morte questi... Ah, è vero, possiamo anche usare la carica così per colpire più nemici insieme e fare più in fretta. Ah, mi ero dimenticato quanto era bello essere Sora Leone. No, grazie Paperino. No, grazie Simba. L'ha fatto lui, a quanto pare. Allora, cimitero degli elefanti sappiamo già dov'è. È qui in basso. Quindi corriamo, letteralmente. E se ci sono nuovi Heartless, o altri Heartless in generale... Eccoli qua, e vai! Ok. Praticamente, non ho capito bene il motivo, ma sembra che questo attacco stunni... questo coso, quindi fatelo subito, ok? Continuate a farlo di continuo finché non lo sconfiggete. Inoltre c'è un pilastro, l'ho visto prima. Eccolo, qua il pilastro. Il punto è che se non lo colpisco è un problema. E prima devo sconfiggere il Neo Shadow, altrimenti non riesco più a vedere il mio obiettivo principale. Ok, devo premere quadrato in aria, perché fa più danno. Dove sei? Pilastro? Eccoti qua! Ouch. E vai... Vai, ho detto, aspettiamo un attimo. E ora. No, ora. Ah, vuole tanto fare quella bellissima combo che non riesco a fare perché... Ok. Non ci riesco, perché non ci riesco? Ok, ce l'ho fatta. E mi sa che mi conviene... Possibile non ci arrivo? Grazie, Simba. Ok, grazie. Andiamo al cimitero degli elefanti. Mamma mia. Come on, can't you guys just leave us alone? Do you three know anything about Scar's ghost? Huh? Scar's ghost? Maybe. You do know. Allora, dobbiamo semplicemente sconfiggere le iene. Allora, Thunder gli serve per sollevarle da terra, perché l'abbiamo già fatto questa cosa se non sbaglio. E Thunder, vedete, li stunna per anche un secondo, quindi quel secondo può essere la chiave per vincere questa sfida. Inoltre avranno leggermente più vita rispetto all'ultima volta che l'abbiamo sconfitte, perché l'ultima volta che l'abbiamo sconfitta era tipo secoli fa. Detto questo, non converrebbe utilizzare le combo aeree, perché questo Keyblade aumenta il danno delle combo a terra, esatto. Abbiamo sconfitto Shanzi, credo che si chiami. E tu sei un'altra iena, quindi vieni qua. E vrom. In effetti è il miglior Keyblade del gioco se giocate non nelle terre del branco. Però pazienza. Allora, cercare di non perdere di vista le iene, perché faranno dei zompi supremi. A quanto pare le hanno fatte così solamente per romperci le scatole. Però questo attacco qui, l'attacco in corsa, è stato studiato apposta per farvele colpire anche se corrono via come dei malati. Infatti è lo stesso attacco di Simba, vedete? Thunder. E vai! Ok, ne manca solamente... Ne manca solamente uno, ok. Viene considerato come finisher questo, eh. Quindi, vedete che li stunna anche? Ah, che bello essere Sora Leone. E va! Come si faceva quell'attacco strano che non sono mai riuscito più a fare dopo la prima visita alle terre del branco? Non ho idea. No, vieni qui. Tu non mi scapperai. E voilà! Forse solamente quando... com'è che si dice? No. Solamente quando ci sono più nemici intorno. Ecco, forse ha più senso. E dovremmo aver quasi finito. Guess you caught us all. What are we gonna do? Tell me about Scar's ghost. Sorry, we don't know nothing. Oh, wait. It's coming back to me. That's the one that only hangs out around Freddy Cats. Right, Banzai? Enough! There it is. Must be a Freddy Cat around here somewhere. Simba, do something! How does it feel to be king, hmm? Why,
you must be a truly inspiring leader by now. After all, you are the son of the great Mufasa. Where are you going? Ah, Simba, running away as always. Simba! Gorge, Rafiki was right. You mean Simba's still unsure? Seems like. Do you think there's some way we can help? We should start by talking to Simba some more. Let's head back to the Pride Lands. Dov'è Simba? È fuggito! Sapevo che non sarebbe stato facile per lui. Per domare le sue paure deve stare in un luogo dove può pensare da solo a cosa fare. Non deve sentire la pressione delle aspettative altrui su di lui. Perché non l'ha detto subito? Ma dov'è Simba ora? Io lo so, è all'Oasi! È il nostro ritrovo preferito. Ricevuto, andiamo a dare un'occhiata. Faccio strada! Oh no, lascia stare. Simba sentirà il tuo odore da chilometri. E se è sveglio, se la darà a gambe. Ah, già! Fortunatamente però dovrebbe esserci un Muguri all'Oasi, quindi non mi preoccupo troppo. Però il non avere Simba in questo mondo è un suicidio, ok? Cercate di ottenerlo sempre ogni volta, o meglio, di tenerlo sempre ogni volta che ne avete la possibilità. No, non osare. Ok, vieni qua. Tu, coso odioso. Ah, quanto odio quel coso, mamma mia. Questo, voglio sapere il nome. So che è governato da uno sciamano, ma voglio sapere come si chiama la bestia sotto. No, mi spiace, non ti lascio fare nessun attacco. Ok, e danno anche tantissima esperienza però, da notare. Allora, come si chiamano? Su chi devo stare attento? Vai. Heartless. Vediamo un po'. Punitore di strutture sciamano. Osso vivente, vero? Sì, l'osso vivente. Con uno sciamano in grado di lanciare maledizioni totali. Totali? Letali. Detto questo, beh, possiamo andare. Andiamo subito all'Oasi. E ovviamente ci sono altri Heartless, quindi mi preparo con magnete. Vai. E appena spawnano, dovrebbero spawnare tipo 3, 2, 1. Non ci sono? Ah, eccoli, mi sembrava strano. Magnete! E adesso cominciamo. Allora, no, dovete morire. E no, oh, dannazione. Pozione, pozione. Ok. Non osso vivente, tu non mi ucciderai. Ok? Ma sarò io ad uccidere te. Ok, bene, ci mancano solamente i pilastri. I pilastri non sono troppo difficili, ma quando vengono presi singolarmente, lo sono. Quindi vai. Non ho capito perché prima non sono riuscito a sconfiggere questo pilastro in tempo. È vero, si vuole lanciare Blizzard a random per colpirli. Non giocare con la tua testa. Inoltre... Thunder non li ferisce, vero? Ok. Ricordavo bene questa cosuccia. Thunder non li ferisce, quindi attenzione. Allora, perché date sfere turbo se non servono sfere turbo? Non ne ho idea. Andiamo. E un'altra volta il fantasma di Scar, ma non posso farci niente perché... non posso farci niente. Allora, Heartless. Cercherò di evitarli la maggior parte. Anche perché ci sono gli sciamani e gli sciamani rompono tanto le scatole. Vedete? Si voleva trasformare in qualunque cosa mi volesse... uccidere, perché mi volevo uccidere questo coso. Ah, però interrompendo il chant dello sciamano dovreste riuscire a battere tutti quanti senza problemi. Dov'è? Ok, l'ho ucciso. Ah, che bello questo scatto roteante. Perché non ce l'hanno dato subito? Ehi, voi, come andrà? Sapete una cosa? Ora uso magnete, vai. Gather! Ok, ora va molto meglio. Perché posso fare così e distruggerli tutti quanti in un solo colpo, quasi.
Ah, però lo sciamano no. Però lo sciamano no. Ok. E vai. Se mi sentite button meshare il controller, è perché il controller sta cedendo. Tipo il tasto R2 fa un rumore terribile quando lo premo. Fortunatamente non serve R2. Credo almeno. Almeno a me dà fastidio. Poi non so a voi nella registrazione se si sente. Posso usare Thunder per sconfiggerlo? No, vero? Dovrei anche... Ok, bene. No, 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 no. Difesa. Ok, siamo morti, siamo morti, siamo morti. Come ho fatto a evitarlo? Non lo so. Solamente che adesso mi colpirà. Oh, antimagia, vai. Perché senza utilizzare antimagia vi distruggono completamente. Voilà. E perché non lo miro e faccio così? Perché faccio prima così, no? Perché non l'ho fatto anche... Perché non l'ho fatto anche... Ma... Ok, vai. Ouch, ouch, ouch. Ok. Cosa... Ho visto un comando reazione ma non l'ho usato perché non ho visto cosa era. Bene, cos'è quello? Elisir, è vero, potete ipoteticamente, cosa che io non farò mai nel gioco, nella vita, farmare Elisir da questi cosi. È un drop abbastanza raruccio, ma può starci. Allora, siamo con la barra quasi piena. Io quanto sono tentato da usare una tenda. Ho solamente una pozione. Dannazione. Devo prendere pozioni. Allora, vediamo un po'. Eccoli qua, i sciamani con magnete. Dovremmo riuscire a fare un bel po' di roba. No. E vorrà. E cosa mi dai tu? Umido, vero? No, energia. Vabbè, ha più senso energia, infatti, che umido. E voilà. Posso sconfiggerti? Grazie. Mi sa che mi conviene usare un'energia qui, perché stiamo morendo tutti quanti. E già che ci siamo... Cos'hai, Pippo, un'abilità nuova? Cos'hai? Aspira danno, che non serve adesso. Oggetti, inventario, roba da consegnare al Moguri. E... un etere da usare su Sora. Bene. Perché almeno velocizza il ricaricamento della barra. No, no, no. Vai. È vero che possiamo colpirli di continuo con... quando abbiamo antimagia. È una cosa che non mi ricordo mai di fare perché... Come ho fatto a farlo? Lo voglio fare un'altra volta, uffa. Non mi colpire con i tuoi fuochi incendiari strani. Ah, giusto, qui converrebbe usare anche... dov'è? Come si chiama? Resistenza al fuoco, ok? Un altro Elisir, wow! Cioè, non mi lamento, ho fatto, però... Vai, prepariamoci con... Gather! Ok, vai. Ancora una volta, non voglio rischiare. E... vai, ancora. Così almeno siamo sicuri al 100% di non morire in un colpo solo. Ancora. L'ho usato, vero? Sì, ok. Oh, oh, no, 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 grazie infinite. Giuro che se perdevo contro questo coso mi arrabbiavo davvero così tanto. Chi mi ha curato? Non lo so, ma grazie. Ah, grazie. Cristallo gelante, è vero, posso anche droppare questo. E... finish. Ah, mamma mia, lo sapete, io senza Simba qui non so stare. Andiamo nella giungla, vero? Sì. Father. It seems even your daddy has abandoned you. How sad. Confido che voi sappiate che io sto sconfiggendo gli Heartless. Sconfiggilo, grazie. Solamente per avere un po' di livello in più. Detto questo, siamo al 39. E dovevo fare una cosa. Ecco, appunto, abbiamo un nuovo slot accessori che adesso faremo meglio, gestiremo meglio lì sopra quando andremo all'Oasi. Però no, possiamo andare, dai. Spero solo che non ci siano. Ok, l'ho segnato, bene. Per sicurezza, non si sa mai, sapete com'è. E ci sono nemici, ci sono Heartless. Eccoli qui. Gather e Thunder. Abbiamo ancora Thundara, vero? Sì, ok. Perché abbiamo sbloccato, nel caso non ve ne foste accorti, Firaga, ossia l'ultima magia di Fire, vedete? E questa qui è bellissima, è potentissima, è suprema.
E adesso c'è un altro nemico. Sì, fortunatamente non sono troppo odiosi. Sono comunque molto, però non lo sono troppo. Soffio rapido, vai. Finché possiamo usarlo, usiamolo. Anche perché conviene. Guardate quanto danno facciamo. E... ouch. Pazienza, sconfitto. Oasi, arriviamo. Simba! It's no use. I'll never be the king my father was. But Simba, that's not what you're supposed to be. You can't be Mufasa. You can only be you. Everybody believes in you as a king. They just want to see what you'll do. And if anyone's saying they liked your father better, it's because you haven't done much yet. That's all. I know that. Then stop moping and do something. I can't. Fine. Let's go, Sora. Yeah. Why stick around if he's not even gonna try? Come on, Goofy. The hesitant king will one day lose all his friends. King Simba the Dapper. Worried by a silly old ghost. Ooh, Simba, the do-nothing king. No! Try and stop me. You did it! The ghost is gone! We knew you could do it! Hooray for Simba! You know, I'm really lucky to have friends who'll stand by me and help me see clearly. My father wasn't so fortunate. There you go again. I mean, everyone here and in the Pride Land wants me to succeed. Sora, Donald, and Goofy. Pumbaa, Timon, Rafiki, Nala. You all want what's best for me. But my father always had Scar lurking behind his back, trying to cut him down. I've got to make the most of my blessings and rebuild this kingdom. Are you gonna say it or do it? Wait and see. Simba! Simba, come quick! There's a bazillion ghosts of Scar haunting the Pride Lands! Everybody but Nala hightailed it out of there, and now she needs your help! Our little Simba, all grown up and finding his place in the world. Nice try. You're coming too. We're here! Where's Simba? I've come back, Nala. Get out! Way to go, Simba! Are you with me? Now and forever, Your Majesty. Dannazione, non posso andare da nessun Moguri. Questa cosa potrebbe essere molto molto fastidiosa e non c'è neanche qui un Moguri. Salvate! Allora, abbiamo solamente 3 pozioni, se per qualche strana ragione qualcosa dovesse andare male ho perso.
Vediamo un po'. Abbiamo qualche oggetto più utile di una pozione? Tipo una mega pozione, una gran pozione. Abbiamo 4 rispetto a 3 pozioni. Anzi, una pozione. Gran pozioni a non finire per forza. Poi dal prossimo episodio penso di fare una piccola visita a non so quale qualcosa e mi andrò a prendere altre pozioni perché non ce le ho. Detto questo, togliamo un qualcosa a magari a Pippo. No, qualunque cosa. No, è vero, se lo togliamo però appunto, non posso toglierlo perché le abilità vengono destabilitate. Alleno granato, non lo posso togliere perché le abilità vengono tolte. Va bene, andremo senza accessori. Altra cosa però è che Simba deve avere 2 mega pozioni. Fidatevi, date a Simba 2 mega pozioni per stare a posto. Detto questo, siamo a posto. Non vi servirà Thunder, ma vi servirà un'altra cosa, ossia la resistenza al tuono. Noi ne abbiamo a 36, possiamo aumentarla ancora di più per caso al posto di questo coso. Sì, meglio questo qui. Ci serve resistenza a tuono e anche oscura. Chi ha un qualcosa che regge l'oscurità? Tu hai la cavigliera notturna, ti diamo questo. E togliamo un qualcosa di stupido, ossia niente. Quindi non posso fare niente. Bene, siamo messi molto male. Una cosa su personalizza e poi abbiamo finito. Al posto di pozione mettiamo gran pozione e dovremo stare a posto. Thunder non vi serve, lo lascio perché mi piace tenerlo lì. Salvate perché altrimenti qui è finita. Non è il boss più difficile del mondo, ma può essere fastidioso. Inoltre siamo un po' in ritardo. Questo video non verrà diviso in due, ma arriverà quasi a 50 minuti. Detto questo, andiamo un'altra volta nelle terre del branco appena si carica. Vai! E ovviamente Simba già deve sprecare in qualcosa. Allora, non dico difficile arrivare lì sopra, però... Mio Dio! Ok, vedete Thunder? Ah, Thunder funziona, strano. Pensavo non funzionasse. Comunque, cercate di colpire questo coso quando si rialza, perché a quanto pare siete troppo piccoli per... Dov'è? Eccolo lì. Per colpirlo normalmente. E adesso, saliamo sopra perché questo è il vero boss. Allora, colpendolo molte volte dovreste riuscire a fare un bel po' di danno. Inoltre sembrava averlo stordito per qualche strana ragione, non so come, ma l'abbiamo stordito. Detto questo, lince! Perché quei raggi romperanno tanto le scatole. Inoltre, altra cosuccia molto importante, è invulnerabile, se non erro, regge tuono, quindi attenzione. Almeno questa parte del corpo dovrebbe reggere tuono, credo. Ok, un'altra volta stordito, ringraziamo Simba, perché probabilmente è stato lui a farlo. Ok, stiamo andando molto bene, che ci crediate o meno. Ok, quando ci butta giù, attenzione, mirate la testa e grazie della mega pozione, dove sei? E pronti perché adesso non fa niente? Beh, non mi lamento, ma... Ah, protezione al fuoco, quindi è vulnerabile al fuoco, sembra. Ok, vabbè, tu non lo posso usare allora, strano, pensavo di no. Appena riesco a raggiungere questo coso... Ok. E va, ouch. Ecco, questo è il problema di questo Heartless. Non si capisce niente quando ci attacca. Mi sa che devo usare una gran pozione per sicurezza. Bene. E Thunder? Sì, lo posso stare da qui, che bello. Allora, non sprecare tutti quanti Thunder perché vi servirà per Lynch, lo sapete. Tizio? Ti giri? Va bene, arrivo io. Prima o poi dovrebbe anche riattivare quel comando reazione di prima, ma... Beh, non sembra farlo adesso, quindi... Ok, occhio. E dove sei? Lì. Vediamo se lo fa. Aiuto! Ok, reazione, vai.
spara! Allora, cercate di colpirlo, il punto è che io non ci riuscirò perché... Ah, vero, si può colpire anche qui, ecco perché non ci riuscivo. Perché è più facile colpirlo da sotto, in pratica. Ok, vedete quanto fa male questa combo? Grazie appunto al Keyblade che abbiamo. Attenzione. Per sicurezza, non si sa mai. Ok, giro la testa, mio caro. Via, e... Dov'è? Ah, è vero, sparirà la seconda volta. Dov'è il limite? Lince! Non riusciremo a sconfiggerlo in una sola botta, ma... Forse un... Oh! Dove sei? Stiamo andando via, ma pazienza. Almeno non siamo morti. Questa è la cosa più importante, no? Vieni qua, dove sei? È lì sotto? Ok, ora dove sei? Eccoti qui, mio caro! Ora ci butti giù, che fai? No, non sembra. E... Finisher! Bene, è stordito. E vai, Simba, 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 all out, vai. Aha, e... Quasi finito. Ouch. Non ci capisco più niente, aiuto. Fine! Thunder! Simba seems fine now. Ha! The king has returned. The Pride Lands will not forget King Simba's courage, or the courage of those who fought beside him. Do you think your quest will ever be over? I don't know, but I think as long as the Keyblade stays with me, I'll have to keep fighting. Ah, the struggle never ends. That is the great circle of life. Never, ever? The secret to victory is a strong heart. Go on, go on, go, go then! Go on, get out! Yes, yes, it is time! Your fight continues! Till we meet again, Your Majesty. I hope that's soon. It will be. So long. Le terre del branco. Perfetto, proprio la cosa che volevo fare nel prossimo episodio. Piccolo problema, io la seconda parte della prima visita di della Terra del Branco l'ho chiamata Il Ritorno del Re. Dannazione, questa qui si chiamerà qualcosa di stupido allora, tipo Il Cerchio della Vita, o qualcos'altro, non lo so. Detto questo, in questo episodio abbiamo fatto un bel po' di roba, abbiamo completato i mondi opzionali, tra virgolette, e adesso dobbiamo andare a fare altre cose opzionali, ossia questo, che è opzionale, quello che è opzionale e i tornei del Monte Olimpo che sono tutti opzionali. Cosa molto importante, al 90% allenerò almeno le invocazioni perché voglio provare, che livello sono? Non lo so, a fare
come si chiama, la prossima cosa del Monte Olimpo. Anche underlivellato, non ho problemi. Però mi servono le fusioni con livelli leggermente più alti. Quindi mi sa che dovrò tornare alla Caverna delle Meraviglie da quel coso strano che ancora non sappiamo cosa è, per appunto allenarmi le invocazioni. E forse anche le fusioni, ma lo vedremo, ok? Nella prossima parte di Kingdom Hearts 2, Final Mix, farò qualche altra cosa. Non so cosa farò adesso, probabilmente andrò al Monte Olimpo, ma non ve l'assicuro. Forse potrei andare anche qui, che appunto ci sono un bel po' di cose da fare, notate bene, 3 serrature. Quindi ci vediamo nella prossima parte. See you next time!